Adinolfi, coordinatore regionale Popolo della Famiglia, il 4 marzo si vota, il vostro impegno. Il nostro impegno è per una politica al servizio della famiglia. La famiglia è stata completamente dimenticata dalle politiche del centrodestra così come dal centro-sinistra. Il nostro partito è nato con il tradimento del popolo del Family Day, un milione di persone in piazza che sono state tradite con l'approvazione bipartisan della legge Cirinà, però noi ci distinguiamo da chi invece agita solo i temi dell'antipolitica con il Movimento 5 Stelle perché noi abbiamo una visione valoriale molto forte e quindi proponiamo un'alternativa che però abbia come stella polare di riferimento. La famiglia. Per questo motivo proponiamo il reddito di maternità per consentire alle madri liberamente di scegliere se andare a lavorare o dedicarsi alla prole perché uno dei problemi principali per l'Italia è la denatalità. Noi crediamo che la sinistra vuole risolvere il problema della denatalità sostituendo gli italiani con gli immigrati, la destra non ha soluzioni e spara solo chiacchiere e qualche volta anche qualche pallottola, noi invece proponiamo un modello culturale e antropologico diverso, quello del reddito di maternità che favorisce le famiglie e favorisce la popolazione possibilità di avere figli in maniera tale che ci siano più italiani e si risolva questo problema enorme perché c'è una legge della fisica, il pieno riempie il vuoto, se lasciamo il vuoto è chiaro che l'immigrazione... Non, verrà e non potrà essere contrastata. Abbiamo poi come proposta fiscale il quoziente familiare perché riteniamo che sia giusto pagare le tasse, ma sia giusto anche considerare e differenziare nel pagamento le famiglie che hanno più figli da quelle che hanno meno figli perché il reddito disponibile è differente. Abbiamo poi un modello culturale basato sui valori non negoziabili, quindi il diritto alla vita, il diritto ad avere una mamma e un papà. Il diritto ad affermare che siamo contro e riteniamo che l'utero in affitto sia un crimine contro l'umanità, un modo per. Eh, schiavizzare per nove, donne, per nove mesi le donne e poi strappare il figlio per venderlo a delle coppie di benestanti che eh, in nome dell'amore credono di poter stravolgere le leggi della natura. Questo è in sintesi il progetto che noi portiamo avanti: un progetto valoriale, un progetto a 360 gradi. Non siamo un movimento tematico, ma siamo un'alternativa a chi non ne può più della destra e della sinistra, ma a chi crede che l'antipolitica, quindi se non guidata dai valori, non possa. Consentire di avere una soluzione ai problemi dell'Italia. Francesca De Santis, candidata al Senato per il nostro collegio di Napoli. I motivi della sua candidatura? Ma è l'impegno nel sociale che ho da sempre, sono sempre stata impegnata in politica, ormai sono quasi vent'anni. La scelta invece di questa nuova espressione politica è il mio impegno da sempre da cattolica, eh, che oggi è stanca di vedere calpestati dei valori che sono i valori che hanno fatto grande l'Europa, l'Italia, l'America, tutta la nostra cultura occidentale e che oggi si sono tacciati per essere assivi, oscurantisti. E siamo stanchi di, di vedere questa falsità e questa menzogna. Ci alziamo in piedi. Siamo il programma di questo partito, che eh, si ispira a una serie di valori che hanno sempre connotato, comunque, la, la mia vita, la politica mi ha sempre interessato, ma non ho mai trovato il luogo eh, dove, diciamo, potermi impegnare. Finalmente, adesso, in un momento in cui la, la nave Italia è condotta da pessimi capitani, è, è necessario invertire la, la rotta e mh, si è presentato sullo scenario politico questo nuovo partito meraviglioso con un programma veramente eccezionale che viene in aiuto a sostegno. Alla famiglia in tutti i sensi, sia dal punto di vista antropologico che da quello sociale-economico. Infatti, vi sono delle misure come il reddito di maternità per le quali noi ci batteremo, che come donna proprio mi sento di fare questa, questa battaglia. Per cui, veramente, spero che ehm, tante persone eh, siano interessate a conoscersi, a sapere cosa proponiamo. Ed, ehm, Purtroppo noi paghiamo lo scotto di essere un partito nuovo e anche un partito molto osteggiato. Infatti, in questo momento, non si sta rispettando quella che è la par condicio. Infatti, i media nazionali non, non, non ci nominano proprio. Infatti, abbiamo raccolto le firme insieme alle altre due liste, Casa Pound e l'altra. Ma nessun telegiornale ha raccontato del povero della famiglia che è riuscito a raccogliere le firme. Quindi, spero invece che grazie anche a queste attività che stiamo svolgendo sul territorio riusciamo a farci conoscere per portare avanti la nostra battaglia. Lei dove è candidata? Io sono candidata al collegio plurinominale di Campania 1, eh, sì, mi chiamo Marianna Puzo e sono candidata anche all'uninominale di San Carlo Allarena. Ma per votarvi basta scrivere popolo della sì, famiglia sì. senza mettere nome. Sì, non è necessario mettere il, il nome sulla scheda, questo è un fatto molto importante, infatti basta mettere la croce sul simbolo e il nostro simbolo eh, si troverà, se non sbaglio, proprio al centro della, della scheda perché quello che è importante è sostenere il popolo della famiglia. Poi i nomi sono diciamo, di, di minore importanza. Grazie. Paolo Buonaiuto, avvocato, padre di quattro figli, candidato nel collegio Camera 3. I motivi della candidatura? I motivi della candidatura sono la prosecuzione di un progetto di testimonianza con il popolo e la famiglia che dura da due anni. Io ero uno dei giovani, giovani fino a un certo punto, perché ho oh, la, la mia età. Ero una di quelle persone con tanti amici che animavano le piazze del Circo Massimo e eh, quella precedente del, di Piazza San Giovanni. Eravamo lì per dire al governo di mettere la famiglia, i giovani, i disabili, i vecchi, gli anziani al centro e l'attenzione. Questa nostra richiesta è stata tradita e c'era un grossissimo striscione che voi ricorderete che è andato in tante foto, in tanti servizi, Renzi ci ricorderemo. E per cui dopo due anni ci siamo ricordati, ci siamo ricordati nei confronti di Renzi, ci siamo ricordati nei confronti di Berlusconi, ci siamo ricordati anche nei confronti di Di Maio. Insomma, di tutti questi giovanotti più o meno anziani che hanno deciso oggi di parlare di famiglia, ma che da 30 anni per la famiglia, per i vecchi, per i poveri, per i disabili non fanno assolutamente nulla. Ecco il motivo della candidatura. Giuseppe Focone candidato a Napoli al Collegio Plurinominale, Napoli 2. A molti ho chiesto il motivo della candidatura, invece a lei posso dire che è stato un po' il coordinatore di tutto il movimento, quindi i punti focali del programma. Sì, allora io diciamo, faccio parte del movimento fin dalla prima ora quando nacque al palazzetto delle carte geografiche a, a Roma l'11 marzo di due anni fa del 2016 e poi coordinai la campagna elettorale diciamo, quando partecipammo alle amministrative di Napoli. Eh, il movimento nasce perché eh, milioni di famiglie si riversarono nelle piazze straordinarie di Roma di San Giovanni del Circo Massimo per eh, manifestare attenzione eh, verso la, le famiglie. Oggi noi veniamo da 40 anni di politiche antifamiliari e siamo arrivati in una situazione per cui non si fanno più figli, eh, le tasse tartassano le famiglie, i nostri ragazzi non si riescono eh, a sposare, a mettere su famiglia, siamo arrivati al punto che eh, in questo paese nascono o meglio muoiono 250.000 persone l'anno in più di quanto ne nascono, e quindi c'è uno stato di eh, difficoltà e per chi eh, come me viene da esperienze eh, di volontariato nell'aiuto alle famiglie, e alla vita evidentemente il passo di eh, far parte di questo movimento è stato automatico ed immediato. Mi chiedeva dei punti fondamentali. Eh, li riassumo in una frase. Noi dobbiamo mettere eh, in maniera diretta e indiretta dei soldi nelle tasche delle famiglie. E abbiamo due proposte che sono rivoluzionarie. Il primo è quello del reddito di maternità. Diamo finalmente la possibilità alle donne che vogliono scegliere. Eh, di eh, lavorare tra in famiglia con un impegno straordinario per quelle donne 1000 euro mese, poi declineremo con i nostri deputati le varie ehm, opzioni, 1000 euro mese per ehm, crescere i propri figli. E Il secondo è già ehm, diciamo, stato Proposto negli anni scorsi è il quotiente familiare. Il criterio è molto semplice, il nucleo familiare numeroso, se io ho un nucleo familiare di 4-5 persone non posso avere la stessa imposizione fiscale di chi evidentemente ha un nucleo familiare di una o due persone. Se eh, vi ricordate, i telespettatori se lo ricorderanno sicuramente, nel 2008 eh, un milione di persone sottoscrissero una petizione per effetto della quale Berlusconi si impegnò nella campagna elettorale del 2008 a portare il provvedimento del quesiente familiare all'approvazione del Parlamento. Vinte le elezioni, quella, quella petizione è rimasta nel cassetto, non è diventata provvedimento di legge e quel milione di famiglie italiane che credettero a quelle promesse fu tradito. Questi sono i due principali. Questo popolo della famiglia sta crescendo, si riuscite a ipotizziamo. Quale sarebbe la sua priorità personale? La mia priorità personale e come tutto l'impegno che mi sta sostenendo nel popolo della famiglia è la famiglia. È ridare dignità alla famiglia che in questo momento nella legislazione italiana è eh, molto bistrattata. Sostenere, se possibile, il reddito di, di maternità mi interessa molto. Cioè la possibilità che le donne abbiano per rilanciare la natalità che è in grande ribasso in Italia, eh, di poter scegliere di rimanere a casa, di crescere i propri figli, come ho avuto la fortuna di fare io con quattro figli, e di poter riavviare anche un'economia familiare che poi diventa su larga scala un'economia nazionale. Assolutamente la famiglia ha la priorità su tutto. Secondo me il reddito di maternità è la prima cosa che farei se andassi in Parlamento io. Un imprenditore che si cambia nel popolo della famiglia, quali sono i motivi reali? Allora, i motivi reali sono questi. Un imprenditore ha a che fare con dipendenti, con famiglie, con gruppi e molte volte ci si accorge dell'atteggiamento dell che i giovani, in particolare i giovani, hanno all'uscita dall'università. C'è una sfiducia. Siamo di fronte a delle famiglie dove i giovani vanno a letto alle 7 di mattina, dormono tutta la giornata, vengono sostenuti dei colloqui. Purtroppo sopportato in malo modo dalle famiglie, nel senso che le famiglie eh, stanno sicuramente dietro questi giovani in termini economici. Probabilmente una chiacchiera in più, una parlata in più, un'indicazione in più potrebbe servire per portare queste persone verso degli argomenti concreti. Quello che vedo io è un disinteresse generale. Io credo che avremo. Ehm, una quota di persone che non va a votare perché oramai è sfiduciata e una quota di persone che non andrà a votare perché sta a letto a dormire. Questa è una cosa che è insopportabile e piuttosto che vedere i nostri figli con un bicchiere in mano fuori i locali della movida, credo che valga la pena un attimo di scuotere diciamo, un po' il territorio da un punto di vista proprio geografico perché noi ci candidiamo in campagna che già è una realtà difficile, dura, controversa eccetera però è anche una realtà che offre delle opportunità di turismo, opportunità appunto imprenditoriale che si potrebbero sicuramente cogliere. Lei dove è candidato? Io sono candidato al Senato in campagna 1 e ci tenevo a dire una cosa però che è questa in questi giorni stiamo assistendo ovviamente alla campagna elettorale iniziata da tutti i partiti c'è un distinguo da fare, esiste un contenuto e un contenente. Il contenente sono tutti i partiti più o meno strutturati che riescono a, investendo soldi, a essere più presenti di noi sul territorio, essere più presenti di noi nelle masse medie. Il contenuto Ovviamente non è uguale per tutti, per cui vale la pena un attimo perdere due minuti per andare sui nostri siti, per andare sulle nostre pagine Facebook o contattarci anche singolarmente per approfondire giusto quei secondi in più per fare una scelta diciamo, oculata e, e perché no, magari votare il popolo della famiglia. I motivi della sua candidatura: Siamo unico punto di riferimento per le famiglie e unico punto di riferimento per i, i valori cristiani. È vero che noi veniamo da un'esperienza del Family Day, che ha visto a Roma un milione di famiglie, padri, madri, figli, nonni, nonni, tutti insieme per alzare un grido contro le politiche asociali che i governi che si sono succedi, succeduti hanno fatto contro le famiglie. Ricordo male, o ci siamo incontrati a Fonticelli? Sì, sì, al Teatro Scarpetta ci siamo già incontrati, è stata un'esperienza bellissima, stupenda.

E mi presento in questa tornata elettorale, ho abbracciato sin dall'inizio il programma del popolo e della famiglia perché sono i valori che ho sempre in un certo senso combattuto in questi miei 50 anni. 50 anni spesi nella formazione, possiamo dirlo? Ecco, sì, certamente, 50 anni spesi sempre guardando la dottrina sociale della Chiesa e guardando l'impegno che eh, ho anche nel sociale eh, con il contatto con le persone. Noi ehm, viviamo una vera e propria crisi di valori, non so se la gente in, questo, in questi periodi se ne sta accorgendo. Una crisi di valori e il popolo italiano sta proprio a rischio. Perché sta a rischio il popolo? Perché la, la civiltà italiana sta scomparendo, abbiamo rinnegato, abbiamo rinnegato quelli che sono i valori cristiani e quindi tutta una serie di crisi ideologiche che è un attacco alla famiglia sia interno che ed esterno. In che cosa sono cambiati i giovani? Ma I giovani sono cambiati perché vedo, io che sono nell'ambiente della scuola, vedo che molte volte i giovani non, non si vogliono più interessare della politica perché hanno perso quelli che sono gli ideali veri e propri. Noi eh, usciamo al di fuori delle logiche politiche sia di destra che di sinistra perché è... Un vero e proprio movimento di popolo, un movimento che dal basso va verso l'altro per ribadire la nostra ideologia cristiana nella società. Che siamo presenti anche sul territorio con alcuni candidati di chiara fama direi anche come professionisti, come persone impegnate già attivamente da, dalla nascita di questo partito. Io sono presente su Avellino come candidato al collegio uninominale per la Camera dei Deputati. E, eh, già sabato avremo noi un incontro sul territorio, su, nella città, al centro sociale presso la biblioteca eh, Samantha Della Porta. Dove incontreremo tutti coloro i quali hanno interesse e vivo a eh, capire, a conoscerci, affinché si ponga al centro dell'attenzione una politica che per noi è anche una forma di carità verso il popolo e verso il territorio. La famiglia, in quanto organismo vivente ha diritto e bisogno di essere eh, reso vivo e continuare a essere al centro dell'attenzione delle politiche sociali, delle politiche di governo e soprattutto per ricostruire il senso della famiglia e della familiarità con cui le persone, gli uomini, tutti bisogna ritornare a guardarsi e a stare insieme all'interno di una società razionale come quella di una che è la realtà più grande dello Stato.